Alduino Tommolini, Forum per Martinsicuro, il primo appuntamento si è appena concluso, insomma è il primo percorso verso la campagna elettorale, ma soprattutto un modo nuovo, insomma, di avviare quello che voi chiamate, che tutti chiamano il concetto di democrazia partecipata. Assolutamente, il forum è lo strumento attraverso il quale noi intendiamo dare proprio concretezza a questo strumento della democrazia partecipata. Questa sera abbiamo già fatto un primo esercizio di democrazia, abbiamo realizzato una votazione. Il simbolo del forum è stato scelto dai cittadini e questo sarà il modello che ci accompagnerà in un'eventuale azione amministrativa qualora dovessimo ottenere, insomma, il consenso dei nostri cittadini. Tutte le decisioni di carattere importante del nostro territorio saranno adottate con questo tipo di strumento di assoluta democrazia. Saranno i cittadini a decidere ciò che è meglio per loro, ciò che è meglio per il loro futuro, e quindi parliamo di tutte quelle che sono le opere di straordinaria amministrazione, scelte che riguardano il lungomare, che riguardano la piazza, il cinema, il teatro e tutto quello che, insomma, ha a che vedere con lo sviluppo della nostra città. Avete calendarizzato una serie di incontri con cadenza settimanale, con l'obiettivo ovviamente poi di proseguire anche oltre il percorso squisitamente elettorale. Assolutamente, questo è un percorso che ci accompagnerà in tutta l'azione amministrativa. Questo significa che noi utilizzeremo questo strumento anche dopo le elezioni, qualora dovessimo essere noi ad amministrare, ma anche qualora non dovessimo essere noi ad amministrare, lo utilizzeremo come strumento di condivisione democratica con i cittadini. Faremo sicuramente dei consigli comunali aperti, qualora dovessimo essere noi gli amministratori, e lo faremo con delle date assolutamente prefissate. Ogni mese ci sarà un consiglio comunale aperto dove si discuteranno di quelle che sono le tematiche più importanti e i cittadini avranno la possibilità di dire finalmente la loro su quelle che sono le loro esigenze e gli obiettivi che vogliono raggiungere. Accanto a questo obiettivo, per concludere, ovviamente si parla anche di politica e di campagna elettorale, insomma. Assolutamente. Attorno al suo nome, insomma, si è creato un gruppo, un movimento, insomma, è ovvio, insomma, che il concetto di fondo rimane una sorta di divisione all'interno del centrodestra. Che tipo di considerazioni possiamo fare in questa fase? Noi attualmente lavoriamo ancora per un discorso unitario, sicuramente ci crediamo. Non crediamo che i partiti possano rappresentare un problema, semmai il problema lo possono a volte rappresentare le persone che sono all'interno dei partiti. I partiti sono il sale della democrazia, sono inseriti nella nostra Costituzione e come tali hanno il diritto di svolgere la loro funzione. Gli ideali dei partiti sono sempre stati ideali nobili, a volte sono stati magari rappresentati da persone che non li hanno, come dire, rappresentati al meglio, ma questo non vuol dire che poi dobbiamo attuare una politica di esclusione del partito, perché questo poi significa solamente creare una inutile contrapposizione e una divisione di questo fronte che noi assolutamente non vogliamo. Non vogliamo certamente escludere nessuno da questa coalizione per cercare appunto di utilizzare tutte le competenze, tutte le migliori intelligenze a disposizione della città affinché la città stessa attraverso questa nuova amministrazione possa finalmente avere il posto che merita all'interno della nostra provincia.